I tempi d'attesa al pronto soccorso, i servizi medici a disposizione, gli orari, gli indirizzi, tutto quello che c'è da sapere per una vacanza in salute a Chioggia e sottomarina. L'insieme di tutte queste informazioni utili sarà d'ora in poi a disposizione di turisti e frequentatori del litorale chioggiotto grazie ad un'app, un'applicazione informatica scaricabile sugli smartphone e i tablet. Un vademecum sempre collegato in 6 lingue straniere, anche in russo. L'US 14 di Chioggia è forse la prima in Italia a dotarsi di un supporto tecnologico così avanzato. Questa è la novità del piano vacanze sicure predisposto dalla Regione Veneto per un'estate tranquilla sulle spiagge regionali. A Chioggia e sottomarina ogni giorno ci sono 250.000 persone durante il periodo di vacanza. Necessario un presidio medico efficace ed efficiente. Problemi che interessano il pronto soccorso, che quindi viene potenziato, l'attività sulle spiagge in maniera da dare un primo intervento dove sono presenti i turisti e poi diciamo le attività di supporto dei vari reparti, ma non ultimo anche attività di prevenzione, per esempio con personale tecnico che girerà per le spiagge per garantire la qualità dei cibi. Senza far perdere tempo all'utente, capire chiaramente dove ci si può orientare per dare le migliori risposte sanitarie in tempi rapidi. È un'applicazione semplice e intuitiva che gira sulla piattaforma Android e iOS. Assolutamente una novità che coniuga sanità e buoni servizi a tecnologia, quindi app non solo più per giocare ma anche per utilizzare informazioni di qualità anche di tipo sanitario. Uno strumento preventivo di emergenza, un valido supporto all'assistenza. Il turista dovrà scaricare questa app da Google Play o dall'Apple Store, la installa sul suo cellulare e da quel momento può entrare in questo nuovo mondo di risposte ai suoi bisogni di salute. Sapere cosa fare e dove andare in tempi rapidi spesso salva la vita o scongiura conseguenze più gravi. La salute non può andare in vacanza.